questa serata della notte bianca di questo 29 giugno 2013, il Circolo di San Nazzaro ha voluto organizzare, come era già capitato per il settembre San Nazzarese, per altri momenti, una mostra con un'esposizione di modellini, disegni, testi, libri di un collezionista locale, uno che si è cimentato in questa arte, che è Marco Biancati, che ringrazio a nome del Circolo per aver messo a disposizione questa sua ricca collezione che adesso ci illustrerà, vorrà magari spiegare da dove è nata questa passione. Ma intanto vi ringrazio per l'invito per esporre oggetti e comunque documentazione che non è sicuramente di facile approccio, quindi è anche abbastanza difficile per il pubblico magari apprezzare cose di questo tipo. È qualcosa di molto specialistico, messo insieme in anni di studio e documentazione, ma soprattutto di lavoro delle mani e anche un po' della testa. Non posso che sperare che vi fa cosa gradita a voi, in primis, e poi a qualcuno che vorrà venirci a trovare. Sono a disposizione di chi ci viene a trovare, naturalmente, perché capisco che una comprensione immediata di cose di questo tipo non è comune, non è facile. Quindi già qui vedo qualche visitatore di cui apprezzo la presenza. Torno a ringraziarvi, purtroppo non potrà che durare poco questa piccola esposizione dei miei lavori e di quanto ha portato a compiere questi lavori, per ovvie ragioni purtroppo di sicurezza e di valore intrinseco di affetto anche e di affezione. Basta, penso di non dover dire altro. Aggiungo io. Davvero, cioè, lui ringrazia noi, ma davvero siamo noi a doverlo ringraziare, perché in una serata così qualsiasi avevo buttato così sul piatto questa idea di fare un'iniziativa al Circolo, come dicevamo, in occasione della Notte Bianca. Perché? Perché siamo in una bella posizione e insomma vogliamo essere partecipi come Circolo e come partito a tutto ciò che accade a San Nazzaro. E non abbiamo mai tralasciato quello che consideriamo un aspetto molto importante, che è l'aspetto della promozione culturale. Una promozione culturale di vario genere, insomma, diverse sono state le proposte che il Circolo di San Nazzaro ha presentato, e quindi davvero una chicca particolare solo per questa serata, solo per questa notte, che così attirerà, io credo, davvero molti curiosi, al di là poi della pregevole fattura dei modelli che Marco gentilmente ci ha prestato. Io so bene quanto lui sia geloso di questi lavori, quindi ancora di più mi rendo conto di quale sia stato lo sforzo, ecco, del trasportarli e di metterceli a disposizione. Ringrazio davvero tanto anche per essere qui con noi Chiara Scuvera, l'onorevole Chiara Scuvera, e Giuseppe Villani, consigliere regionale, che quando invitati, dimostrano di essere vicini al nostro territorio, a San Nazzaro e non solo, e quindi insomma questa loro cortesia ci è davvero tanto gradita. Grazie. Adesso il Marco è a disposizione per i curiosi e per illustrare. Senza esagerare. Ciao. È così semplice, però di fatto noi, faccio un esempio nostro, noi consigliamo che non abbiamo più un approccio.
Scusate, non mi puoi dire.